Sarà capitato a tutti di dover riprendere un palazzo o un monumento e non riuscire a comprendere nella inquadratura tutta la facciata o tutta la costruzione. Questo perché non è possibile andare più indietro, cioè adottare un punto di ripresa più distante. In questo caso la cosa che facciamo, che non ci resta altro che fare, è quello di inclinare verso l'alto la macchina fotografica e riprendere. Così facendo però abbiamo degli errori di prospettiva, le cosiddette linee cadenti. Il palazzo, ad esempio, sembra cadere all'indietro. Per evitare questo difetto, non ci resta che utilizzare con le reflex o le mirrorless, un obiettivo come questo, cioè un obiettivo decentrabile. L'obiettivo decentrabile ci esime dal dover riprendere, inclinando verso l'alto, la macchina fotografica. Questo perché scorre, è scorrevole e mantiene il parallelismo tra la facciata del palazzo che noi vogliamo fotografare e il piano del sensore. In genere l'obiettivo decentrabile è un obiettivo piuttosto grosso, completamente manuale, che richiede la messa in bolla della macchina fotografica, cioè la macchina fotografica deve essere fissata su un treppiede e messa, come si dice, in bolla, cioè parallela all'orizzonte. Portarsi appresso un treppiede non è sempre facile. Ad esempio, se viaggiamo in aereo, portarsi appresso un treppiede dà dei problemi perché non lo possiamo portare in cabina. Noi abbiamo usato questo obiettivo, un Nikkor 24 mm tilt and shift, cioè decentrabile, in un reportage che abbiamo fatto in Lituania con diversi soggetti. Tra i diversi soggetti avevamo anche la necessità di riprendere degli edifici. Non ci siamo portati il treppiede proprio per i motivi che dicevamo prima, però siamo riusciti lo stesso a fare le fotografie. Perché? Perché l'apparecchio che avevamo, la reflex, la Nikon 750, possiede la cosiddetta bolla elettronica, cioè l'orizzonte elettronico. Noi tenendolo in mano e guardando nello schermo del live view possiamo vedere quando l'apparecchio è perfettamente in bolla, cioè il lato inferiore del fotogramma è perfettamente parallelo all'orizzonte. Noi abbiamo operato in questa maniera e adesso potete vedere i risultati che abbiamo ottenuto.